Nino, allora, macchina nuova, non solo nel colore, qualche aggiornamento, le differenze con la vecchia configurazione e il risultato di oggi. Oggi è stata una bellissima gara, la macchina andava come la sognavo da tanto tempo. Devo ringraziare i fratelli Ferrara, Giacomo Ferrara e Michele Ferrara, che in pochissimo tempo mi hanno messo in strada veramente una macchina stupenda. La macchina che sognavi? La macchina sognava da tanto tempo, che purtroppo non ho avuto e ad oggi non ce l'ho. Poi ringrazio tutti gli sponsor della mia famiglia. Bene, è inutile dire che si vede dal viso che sei veramente... Sono contento però stanco, fisicamente. Dopo il viaggio di ieri un po' stanco. Va bene, dai, grazie. Passiamo alla L1006, su Peugeot 106 16 valvole, terzo classificato Francesco Falco. Francesco Falco, non lo vedo. Va bene, passiamo al secondo classificato, sempre su 106 16 valvole, all'esordio su questa macchina, secondo classificato Rocco Musolino. Eccolo qua che viene di sghiscio sul secondo gradino del podio, mentre è appannaggio del primo gradino dei piloti per passione, vincendo la classe e il gruppo N, Antonino Germano. Germano, non c'è bisogno che salga sul... Bene, grazie mille.